Eccoci qua, credo che siamo finalmente live. Scusateci per l'attesa, ma abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico. Allora, benvenuti. Io sono Raffaele Ariano e sono qui per fare un mero lavoro di introduzione a questa nostra presentazione di oggi, della quale siamo molto contenti in Casa della Cultura, perché presentiamo un libro del professor Salvatore Anatoli intitolato L'uomo dei dolori, che è uscito nel 2020 per le edizioni Deoriane di Bologna, e lo facciamo con grande piacere, non solo per l'importanza di Salvatore Anatoli e per quello che ha dato alla filosofia italiana nei decenni della sua attività, ma anche perché, come saprete, è un amico della Casa della Cultura, è una figura che frequenta le sue stanze virtuali e fisiche da molto tempo e con frequenza. Oggi a discutere con noi e a discutere questo libro ci saranno anche Maria Cristina Bartolomei, che è professore associato di filosofia morale presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Milano, dove insegna filosofia della religione, tra le varie cose, e anche il professor Roberto Diodato, che già vediamo connesso con noi, che è professore ordinario di estetica, al Dipartimento di Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna anche filosofia dell'esperienza, estetica ed educazione estetica nella formazione dei minori. Cominceremo quindi con due presentazioni dei nostri due discussant, a cominciare dal professor Diodato, e poi il professor Anatoli concluderà rispondendo alle loro sollecitazioni. Dato che appunto è questo il libro che vedete, cui vedete la copertina, l'oggetto della discussione di oggi, spendo due rapide parole sul professor Anatoli, che appunto per tutti i motivi detti in precedenza non avrebbe bisogno di presentazioni, ma credo che sia giusto farlo, anche se solo brevemente. Il professor Anatoli ha avuto una ampia carriera di insegnamento che lo ha portato a insegnare in numerose università italiane, da Ca' Foscari a Venezia, alla Statale di Milano, poi ha insegnato teoretica sia a Bari che in Bicocca, Cassa Raffaele, dove tra l'altro io sono stato suo studente e ho seguito un corso sull'etica di Spinoza che ancora mi ricordo, quindi questo è il motivo per cui sono così contento ancora di più di essere oggi qui, perché ho studiato con lui e so che insegnante è. E quindi, come dire, ha una produzione molto ampia, molto complessa, che si articola tra ermeneutica, etica, ontologia, si è confrontato, in parte credo lo farà anche oggi, con filosoficamente con le grandi forme culturali del cristianesimo, del sapere tragico greco. È un filosofo che ha saputo fare in qualche modo e praticare l'etica come filosofia prima, potremmo dire. Due rapidissime notazioni sui suoi testi, ne cito pochi tra i tanti che si potrebbero menzionare: Ermeneutica e genealogia, filosofia e metodo in Nietzsche, Heidegger e Foucault, Soggetto e fondamento, il sapere dell'origine e la scientificità della filosofia, e invece alcuni titoli più vicini forse ai temi che verranno menzionati oggi: L'esperienza del dolore, Il cristianesimo di un non credente, La salvezza senza fede, Edipo e Giobbe, Contraddizione di paradosso. Insomma, ha una produzione veramente varia e siamo veramente contenti di poterlo ospitare quest'oggi. Io a questo punto mi taccio e passo la parola al professor Diodato per il primo degli interventi. La professoressa Bartolomei sta avendo qualche problema tecnico, speriamo di risolverlo in corso d'opera, quindi intanto passo la parola al professor Diodato e vi ringrazio. Grazie. Allora, sono sempre contento di intervenire per dialogare con Salvatore Anatoli, che oltre che essere un maestro è anche un amico ed è da anni che noi in qualche modo interloquiamo, ecco, su questioni per me cruciali, di grande interesse. E quindi ringrazio per questo invito e ringrazio la Casa della Cultura per questa occasione. Raffaele Ariano ricordava un corso del professor Anatoli sull'etica di Spinoza. Come vedremo, l'etica di Spinoza è molto importante in questo breve e, diciamo così, concentrato, sintetico, straordinariamente, come dire, un precipitato, diciamo così, un precipitato teoretico su un punto esistenzialmente essenziale che compone questo volume di Anatoli.
Come vedremo, Spinoza è centrale per il motivo che poi cercherò di esporre. Però inizierei dalla fine, dal termine di questo libro, e da un altro autore che compare ripetutamente e compare, diciamo così, quasi nei punti di catastrofe, negli snodi fondamentali del testo, appare di più rispetto a Spinoza, che è Nietzsche. Infatti il libro si conclude con una citazione all'Anticristo. L'Anticristo è un testo che viene ripetutamente tracciato da Natoli in dialogo in questo libro. La citazione da Nietzsche è questa: il regno di Dio non è qualcosa che si attende, non ha un ieri, non ha un domani, non giunge tra mille anni, è l'esperienza di un cuore, esiste ovunque e in nessun luogo. Ecco, tornerò su questa citazione alla fine del mio breve discorsetto, no? Perché questa citazione che cosa comporta, cosa importa? Importa in questa teoresi. Non è qualcosa che si attende, non ha un ieri, non ha un domani, non giunge tra mille anni. Cioè, importa nel tempo un altro tempo. Quello che potremmo chiamare tempo messianico. Il qui adesso del tempo messianico non è mai circoscrivibile, non è mai cronologizzabile, non è mai spazializzabile, non possiamo farne una topografia, non è nemmeno propriamente l'inizio di una serie, non giunge tra mille anni, non ha un ieri, non ha nemmeno un domani. È notevole, Nietzsche. È l'esperienza di un cuore. L'esperienza di un cuore vuol dire che è una vibrazione che accade nella misura in cui io questo tempo lo tocco. È quello che nel mio linguaggio chiamo logos estetico. Se non c'è questo, non c'è nulla. Non c'è l'apertura di un altro tempo nel tempo, di un altro spazio nello spazio, e non c'è propriamente, a mio avviso, nemmeno la dimensione, mettiamola così tra virgolette per ora, cristiana, propriamente cristiana, della speranza. Ecco, questo è il punto su cui tornerò alla fine, ma ora riprendo dal principio. Riprendo dal principio per percorrere rapidamente il testo. Sono sei capitoletti brevi, molto intensi, molto concentrati. Il primo si intitola Dolore patito, dolore inflitto. Ecco, Natoli parte proprio dall'esperienza dell'icona devozionale, cioè della grande rappresentazione dell'uomo dei dolori. Rappresentazioni che faremmo certamente bene a ricordare e anche bene a studiare proprio nei loro grandi, come dire, esperimenti, nei loro grandi modelli, da Antonello da Messina a Rouault, passando per tutta la storia della pittura, no? Ma rispetto a questo schema ostensivo, Natoli ci ricorda cosa voglia dire ecce homo. Vuol dire innanzitutto: guarda qui, guarda questo, guarda cosa hai fatto. Guarda, guarda questo dolore, guarda questa sofferenza. Ecco, e questo è importante non tanto perché nella tradizione questa icona, l'uomo dei dolori, che dà il titolo al volume, induce il fedele alla contemplazione, suscita nel fedele un'emozione empatica, produce una consolazione e insieme una contrizione e occasione o motivo di meditazione. Ma perché soprattutto si viene introdotti in un'esperienza.
cioè si viene introdotti nell'esperienza che è propria di ciascun essere umano, di ciascuno di noi. Quindi un'esperienza dal mio punto di vista, ma mi sembra molto facile, semplice, banale affermarlo, un'esperienza effettivamente trascendentale, che è l'esperienza del dolore, l'esperienza della sofferenza. Allora, questo unicum, che è il Dio dei cristiani, partecipa a ciò che è proprio dell'umano come tale, cioè all'esperienza del soffrire e all'esperienza del morire. E nessuno sfugge tra noi a questo experimentum crucis, che è la prova del senso per la nostra esistenza. Ecco. Allora, questo è un punto di invito ad una partecipazione dell'umano al divino, ma questo invito è tale perché c'è stata una partecipazione del divino all'umano. È per questo che non ci sentiamo abbandonati. Ecco, perché non ci sentiamo abbandonati? Perché il Cristo, perché Gesù è anche Dio, è anche Dio. Ed è Dio che attraverso Gesù fa l'esperienza che facciamo tutti, cioè l'esperienza del dolore, l'esperienza del soffrire, l'esperienza del patire. Questo è, dice bene Natolie, è l'assolutamente straordinario. È l'assolutamente straordinario distintivo del cristianesimo. È quella che sappiamo essere l'incarnazione. E ciò a cui giunge il proprium del cristianesimo e che era ritenuto follia dai pagani, proprio follia. Ecco, impensabile. No? Uno dei grandi autori straordinari, fantastici filosofi pagani, vissuto già in epoca cristiana, come Plotino, ritiene proprio l'assurdità per eccellenza questo, l'assurdità per eccellenza. Ecco. Allora, nel momento in cui noi siamo messi alla prova, nel momento in cui perdiamo una persona cara, nel momento in cui abbiamo paura attraverso la malattia della morte, nel momento in cui soffriamo e nel momento in cui abbiamo esperienza della sofferenza, un'esperienza così diffusa, pazzesca, no? Nel momento in cui, cioè, sprofonda il senso, nel momento in cui l'orizzonte è l'orizzonte dell'assenza di senso, ecco che ci confrontiamo, ci aggrappiamo all'uomo dei dolori. Ma poi Natoli compie subito un passaggio che è molto importante, già nel primo capitolo. Già nel primo capitolo. Ci dice, ma guardate, qui non siamo solo di fronte al grande tema di Giobbe, non siamo solo di fronte al grande tema del male, non siamo di fronte al tema trascendentale del dolore, ma all'interno di questo tema trascendentale, di questa esperienza comune, qui si, come dire, emerge un punto, che il punto è quello del dolore inflitto. Cioè qui siamo di fronte, nell'icona dell'uomo dei dolori, siamo di fronte alla questione del male relativa alla giustizia. Siamo di fronte al fatto che non si tratta soltanto del male, ma del male inflitto a un innocente. E questo ci provoca, perché questo introduce la questione cruciale della responsabilità. La questione cruciale della responsabilità. No? Ecco, il secondo capitoletto comincia a entrare in questo argomento, no? A partire da una questione, quella della responsabilità. Il tema in realtà è teologico, questo dolore che l'icona dell'uomo dei dolori manifesta, poteva essere evitato. Ecco. Di questo dolore siamo responsabili. E qui si apre davvero l'altro grande capitolo, no? Teologicamente fondamentale, della responsabilità nella colpa. Ecco.
che si connette con il tema dell'espiazione. Cristo soffre e muore perché si dona quale espiazione per il peccato che condividiamo, per il peccato che condividiamo, di cui tutti siamo compartecipi. È il peccato di origine, su cui naturalmente noi sappiamo chi abbia investigato, ispezionato grandiosamente. No? Ecco. Allora, il peccato di origine implica una logica espiatoria. Una logica espiatoria che, diciamo così, dipende dal senso di una colpa, dal senso di una colpa che è condivisa, chi è senza peccato, che è condivisa e che è anche imperdonabile e che può essere redenta solo dall'innocenza e dalla bontà assoluta della vittima, dall'essere senza peccato, dall'essere senza colpa della vittima. E dice Anatoli, questa logica espiatoria è stata paradossalmente efficace, ha funzionato, ha permesso ai credenti di finalizzare il patire e di conferirgli un senso. Ma questo è un senso che è stato travisato, sostiene Anatoli. Cioè, Anatoli si chiede, poteva essere evitato? Poteva essere evitata questa logica espiatoria? Questa logica espiatoria. Il sacrificio espiatorio, in quanto espiatorio, non è forse pagano? Cioè non è forse una forma ripugnante e barbara? Il sacrificio dell'innocente per i peccati dei malvagi. Ecco. Anatoli in sostanza si trova in compagnia di Nietzsche, no? Nietzsche è colui che sostiene questa tesi, il raccapricciante paganesimo, dice Nietzsche. E Anatoli sostiene con Nietzsche che questa logica, la logica espiatoria, è di fatto estranea e in realtà estranea al Vangelo, non appartiene al cristianesimo, al senso profondo del cristianesimo. Cioè questa logica, Gesù vittima innocente che viene offerta in espiazione delle nostre colpe, è una logica pagana, sostiene Anatoli, non è una logica cristiana. Ecco. Un Dio, scrive Anatoli, che avanza una tale richiesta, il sacrificio di suo figlio, no? per l'espiazione dei peccati, ha poco a che fare con il Dio, con il Padre predicato da Gesù, ma somiglia piuttosto a una divinità pagana. Ecco. Allora, qual è la tesi di Anatoli? La tesi di Anatoli è che in realtà Gesù non muoia a causa e in espiazione dei nostri peccati, ma per il regno di Dio, per una buona causa. E questa buona causa si chiama così, il regno di Dio. Allora il punto diventa: che cosa significa regno di Dio? Ecco. E qui, e a questo punto è dedicato di fatto il libro, è dedicato di fatto ciò che segue. Ecco. A partire dal terzo capitoletto, che si intitola Tu sei il re, è una domanda, no? Qual è il capo di accusa per il quale Gesù viene condannato? Il fatto di essersi proclamato re. No? Ma re di cosa? Re di cosa? Ecco. Non re di questo mondo. Non re di questo mondo. E il fatto che non fosse re di questo mondo, che si dichiarasse re ma non di questo mondo, è qualcosa che il potere politico, il potere imperiale, non può capire, non può comprendere, non può comprendere. Ma è qualcosa che invece è molto temuto dal potere sacerdotale, da quel potere che vuole la morte del Cristo. Ecco. Allora si tratta di capire che cosa significhi il mio regno non è di questo mondo. È il tema, grande tema, di che regno si tratta. Di che regno si tratta. Ecco. E a questo proposito Anatoli cita, sulla pagina 37 del suo libro, nel terzo capitolo,
cita un Vangelo di Luca. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi, per predicare un anno di grazia del Signore. Ecco. Ora, qual è la tesi a partire da questo, da questa dichiarazione? Qual è la tesi di Natoli? Questo è un punto molto importante. Natoli dice: non c'è qui, in questa dichiarazione dell'essenza del regno, di cui Cristo è re, non c'è qui alcun riferimento a un sopramondo, a una trascendenza rispetto a questo mondo, ma c'è l'assunzione di un impegno, la proclamazione di un impegno e della condivisione di un impegno per riscattare questo mondo, dall'ingiustizia, dalla miseria morale e materiale. Ecco, e questo è il punto. E questo non significa che Gesù sia vicino a un qualche pauperismo, a un qualche dolorismo, tutt'altro, no? Gesù è un liberatore da questo punto di vista, è un liberatore dalla penuria, è un liberatore dall'indigenza, è un liberatore dalla malattia. E non si tratta, ripeto, di un altro mondo, soprattutto di un altro mondo a compensazione o a consolazione del dolore che si vive in questo, ma di questo stesso mondo che si muta, che diventa diverso, per quanto siamo in grado di far regnare in questo mondo la giustizia, la fratellanza, la carità e l'amore. Allora, questo è molto chiaro, e possiamo argomentare ulteriormente, ma non è il caso, non vorrei dilungarmi troppo su questo punto. Il quarto capitoletto torna sul concetto di ecce homo, l'ecce homo, cioè ecco cosa hai fatto, no? Che cosa vuol dire ecce homo? Vuol dire che Natoli ritorna a sottolineare fino a che punto gli esseri umani sono violenti, sopraffattori, hanno questa tendenza, diciamo, innata alla dominazione, una tendenza al possesso, una tendenza a compiere il male e a compiere l'ingiustizia. È questo ciò che va combattuto. Questo è molto serio. È qualcosa che ci abita, di fatto. Che ci abita questa tendenza a fare soffrire una vittima inerme, no? Questa tendenza a produrre nell'altro umano un processo di disumanizzazione, di umiliazione, di annientamento, per far sì che diventi servo, che diventi schiavo. Ecco, questo è il senso dell'ecce homo. E poiché questo è radicato nell'essere umano, questa violenza estrema, questa tendenza all'inflizione dell'umiliazione, allora la partita non è chiusa. Allora il messaggio che Natoli legge nel Cristo, nel regno a venire, è un messaggio quanto mai necessario. Perché la sofferenza persiste, perché l'iniquità persiste, perché questo negativo è una tendenza intrinseca che va sempre combattuta, sempre vinta almeno, almeno come tentativo. È una tendenza a nuocere e anche a nuocere noi stessi. È una spinta alla dominazione, al possesso, alla violazione, all'asservimento, che va sempre e continuamente combattuta. Allora l'ecce homo diventa l'icona della vita offesa, l'icona della vita offesa che è sempre presente ai nostri occhi. Ecco. Bene, adesso vado al punto cruciale e poi vediamo, insomma, poi lascio la parola naturalmente, non mi sembra
Raffaele, mi dica lei se ho ancora 5 minuti 5 e poi chiudo, eh? E poi chiudo. Andiamo al punto cruciale. Il punto cruciale è questo passaggio, che è molto, molto delicato. Natoli si chiede: ma cosa Gesù pensava di sé? Cosa Gesù pensava di sé? Cioè, dove stava? Dove stava in questa dinamica? L'essere figlio di Dio, l'essere re, cosa significa per Gesù stesso? Ecco. E questa è una domanda veramente, veramente interessante, perché si aprono due possibilità. Io non so veramente se siano in contraddizione. Ecco, la mia idea, quella che mi sono fatto, è che non lo sia. Però adesso poi sono curioso di sentire Salvatore cosa ne dirà a questo proposito. O meglio, lo sono dal punto di vista teoretico, a mio avviso, ma non dal punto di vista esistenziale. Cercherò di chiarire un attimo cosa vuol dire. Cosa vuol dire? Allora, la questione è molto importante. La questione, si può porre così: che cosa Gesù credeva di essere? Noi da cosa lo possiamo comprendere? Certo, da quello che lui ha dichiarato, ma certo da quello che lui ha dichiarato in quanto noi lo percepiamo, lo leggiamo, lo interpretiamo e quindi da ciò che noi crediamo che lui sia e dalle ragioni, tra virgolette, che abbiamo per credere ciò che lui sia stato, sia. Allora, cosa credono i cristiani? Ecco, i cristiani, Natoli lo dice provocatoriamente, lo pone come questione: cosa vuol dire credere? E scrive: lo si dà troppo per scontato. In cosa crede chi crede? E dove cade la differenza tra chi crede e chi non crede? Gesù è Dio ed è un Dio che muore davvero. Ma può un Dio morire? Allora qui c'è il tema della risurrezione. Allora, scrive Natoli, il suo ritorno vorrà dire l'avvento del regno, la sparizione definitiva del dolore e della morte. Questo credo che il credente creda. Ma se questo crede, tutta la predicazione di Gesù, il suo dar la vita per la realizzazione del regno, non può risolversi soltanto in un exemplum vitae, nell'indicazione di una condotta, ma deve essere una promessa di eternità. Allora qui c'è un discrimine. Una promessa di eternità. Il mio regno non è di questo mondo, non vuol dire solo Cristo è un grande riformatore. Cristo vuole che qui, in questo mondo, per quanto possibile, come dire, non solo si combatta, ma si annulli nella carità, la sofferenza, l'iniquità, ma che ci sia anche un altro orizzonte oltre a questo. E qui è come se Natoli introducesse una etica del non credente che si differenzia su questo punto dall'etica del credente. L'etica del non credente nella sua, per dir così, non credente lo metterei proprio tra virgolette, perché si tratta di un non credente che davvero si interroga fino in fondo su ciò che vuol dire credere. Allora, questa etica, tra virgolette, del non credente ha il suo culmine di fatto, e Natoli lo cita, nell'homo homini Deus, cioè ha il suo culmine nell'etica spinoziana. Ha il suo culmine nell'etica spinoziana, cioè che non è, e lo vediamo tranquillamente anche attraverso il trattato teologico-politico di Spinoza, che è un grande rispetto, grandissimo per il Cristo, proprio in quest'ottica. In quest'ottica. Che
non è qualcosa di, è qualcosa di assolutamente straordinario. È qualcosa di assolutamente straordinario. Ed è ciò a cui il non credente, il punto a cui può arrivare. Homo homini Deus. Ecco. E quindi l'avvento del regno, ripeto, come l'avvento di quella solidarietà straordinaria, di quella comunità, di quell'essere comune che riesce a venir prima del male, a venir prima dell'elemento di divisione, a venir prima del diabolico. Ecco. E l'avvento del regno allora lì è un avvento di liberazione immanente dal male, nella comunità, in ciò che ci lega, in ciò che ci stringe insieme. E questa, scrive bene Natoli, la terrestrità del messaggio del Cristo. Penso che Spinoza sarebbe stato d'accordo su questo. Ecco. Per cui non è la vittima, l'uomo dei dolori, la vittima innocente offerta in espiazione dei peccati, è la vittima della sua azione per il bene comune. Per il bene comune. Ecco. Ed è una proposta di azione. Una proposta di azione, è un superamento dell'umano. Qui torna Nietzsche, mi sembra una buona lettura degli Übermensch, eh? Mi sembra una buona lettura questa degli Übermensch. Benissimo. Quindi una soprannatura che è tutta e completamente nella natura, che è il compimento della natura. Non c'è una trascendenza, non c'è una trascendenza. Non c'è, per dirla con un poeta, che non c'è nella vita un'altra vita eterna, in senso stretto. Bene, questa mi pare la provocazione. Allora, chiudo subito su una cosa. Qual è l'altro aspetto, invece? L'altro aspetto che Natoli chiede al credente. Ecco. E qui è davvero complicata per me la questione. Chiudo su questo, che anche per me è una questione che pongo. Il limite del discorso etico è in questo homo homini Deus. Il limite del discorso etico. Il religioso è altro. Sì, è altro, dice bene Natoli, è la resurrezione, è l'eterno che si apre nel tempo. E come si dà, se si dà questo? A mio avviso si dà quando accade l'impossibile. Quando accade l'impossibile nell'esperienza. E quando accade l'impossibile? Beh, scusate, molto semplice, è questione di esperienza ovviamente, è quella che si può chiamare grazia, non lo so io come si può chiamare, la fede non è certamente un credere che pia, cioè non c'entra niente questa roba qui, e fede, speranza e carità sono un crogiuolo tutti insieme, ma questo lo sappiamo, spero che ne siamo consapevoli, ma quando io sento in quello che mi viene raccontato l'avvento dell'impossibile, l'uomo dei dolori cosa dice? L'uomo dei dolori dice: io perdono, per me è impossibile. È impossibile, io sento che per me è impossibile dirlo veramente. Sarà perché non sono un santo affatto, cioè non sono vicino al divino. Ma lì si apre un tempo nel tempo, lì si apre l'eternità nel tempo, lì si apre un orizzonte di trascendenza che noi possiamo condividere o non condividere, che nella storia della Chiesa è apparso, potente, potente, in alcuni. In alcuni. E lì si apre il senso della fede, della carità,
e soprattutto della speranza. Cioè di quella speranza che, lo dico con le parole più immediate e semplici di tutte, che mi fa sperare di rivedere mio padre. Questo. Punto. Ed è una cosa che si può sentire in quella vicenda umana che l'uomo dei dolori ci rappresenta. Qui mi pare che ci sia la differenza. Però, om homini Deus, cioè, lo metterei benissimo all'interno della mia esperienza, perché Salvatore sa che io amo molto Spinoza, no? Perché è potentissimo. Manca quest'altra esperienza, che però, direbbero i teologi probabilmente, io non sono un teologo, non mi permetterei, è ciò che chiamiamo la grazia. Ricorderai, Salvatore, il dialogo tra, nella peste di Camus, no? Tra il gesuita e il medico, no? Di fronte al bambino che sta morendo di peste. No? Ma certo, sono solidali, sono lì che lavorano insieme rischiando la vita, no? E soffrono insieme guardando quella disperazione. E a un certo punto il medico, il dottor Rieu, dice: ma noi siamo qui insieme, è questo che conta. E il gesuita, no, il padre Panelù, dice: sì, l'altro è la grazia. Ecco, cioè quello che differenzia, per dir così. Ma è la stessa cosa in realtà agli occhi di Dio, badiamo bene. È la stessa cosa agli occhi di Dio. Per loro che è diverso. Ecco. Mi fermo qui. Scusate se ho preso troppo tempo. Professor Bartolomeo. Okay. Professor Diodato, la ringrazio per questo intervento molto, molto bello e interessante. Scusate, sono un po' diviso. Professoressa Bartolomei, se mi sente... si connetta pure e noi la sentiremo anche. Se poi avrò qualcosa da dire, lei non si sente, io lo dico. Mi sentite? Ma sì, sentiamo. Allora, spengo il telefono perché sennò c'è una... Sì, però aspetti, adesso ha spento anche il microfono lei, quindi riaccende il suo microfono. Sì, sì, e adesso spengo il telefono, sennò c'è un doppione. Ti sento bene. Allora, ringrazio anch'io molto il professor Diodato per questa introduzione, per questo ingresso a largo respiro nel densissimo testo di Salvatore Natoli. Io ho pensato, leggendolo, mi è venuto in mente l'esperienza che si fa, che abbiamo fatto tutti seguendo qualche trasmissione televisiva in cui un potente microscopio entrava in un punto e poi con un ingrandimento faceva vedere quello che c'era dentro, una cosa che dal di fuori appare piccola. Ecco, mi pare di essere entrata nell'infinitamente denso, però bisogna entrare dentro le fibre. Mi ha fatto l'effetto questo testo, l'effetto di un prisma in due sensi. Nel senso che a seconda di come lo si inclina dà un diverso riflesso di luce, le diverse facce, molte sfaccettature, ma anche che scompone la luce, cioè entra l'immagine dell'uomo dei dolori e poi viene scomposta, sembra una immagine, in realtà viene scomposta in un largo fascio di luce. E ancora una cosa protrettica, diciamo, ed è il fatto che Salvatore Natoli ha pensato di prendersi come compagno di investigazione Nietzsche. Non so bene se Nietzsche era Virgilio o Virgilio è Salvatore nei confronti di Nietzsche. C'è un problema tecnico, scusate, ritelefono alla professoressa Bartolomei per sincerarmi. Eccola qua. C'è stata un'interruzione. Sì, sì. Pensare un po', mi hanno fatto pensare lui e Nietzsche ai discepoli di Emmaus che stanno discutendo
e in qualche modo da parte di Salvatore Natoli c'è già l'arrière pensée, la speranza che ci sia un terzo invisibile che si aggiunga la sua voce, che poi in realtà prende la voce di Salvatore. Detto questo, allora a me pare intanto una cosa, mi sembra estremamente importante, cioè questo testo mette in evidenza la potenza di una immagine, di una icona, ma in realtà sto pensando un'altra cosa, sia nel suo aspetto fisso, l'uomo dei dolori, sia nel suo aspetto narrato, drammatizzato, la Via Crucis, sia come richiamo individuale, sia come richiamo comunitario. Cioè l'ostensione, che è il grande appello alla identificazione, non l'identificazione proiettiva, una identificazione profonda, ma perché questo funziona, scusate il verbo banalissimo, in questo caso? Perché qui siamo di fronte a quello che Karl Rahner ha chiamato il simbolo reale. Il conio della formulazione simbolo reale, Karl Rahner lo ha nei confronti della, evidentemente per i teologi raffinati, un po' imbarazzante devozione verso il cuore di Gesù. Padre Turoldo, davanti a questo eccesso di raffigurazione dei cuori, insomma, diceva che era un poco macelleresco. Le raffigurazioni in effetti magari lo sono anche, però Karl Rahner mette in evidenza come la potenza di questa immagine, diciamo, un simbolo reale. Cosa vuol dire in questo caso? Che appunto l'uomo dei dolori è stato l'uomo che ha subito questa ingiustizia, questa tortura, che è stato perseguitato per la sua prassi assolutamente sovversiva nei confronti delle leggi del dominio del principe di questo mondo, e che ha sofferto questo dolore inevitabilissimo e auspicabilmente evitato anche dall'uomo dei dolori stesso. Ma bisogna ricordare che l'uomo dei dolori, anche per chi lo contemplava in questa immagine medievale e da lì in poi, è fin dall'inizio il crocifisso, è fin dall'inizio il risorto che ha le piaghe. Poi su questo punto tornerò così su una piccola sfumatura di modulazione diversa rispetto a quello che scrive con grande sensibilità Salvatore Natoli. Cioè bisogna ricordarsi che l'uomo non era mai stato pensato nella fede cristiana come fissato, incapsulato lì. L'uomo dei dolori è qualcuno a cui si torna doverosamente, giustamente col pensiero, perché il risorto non sia la partenza verso così dei cieli astratti, perché il risorto ha le piaghe, quindi è il risorto che ti manda alle piaghe. Ecco, a me pare che allora questo libro si può leggere in tanti modi, è una specie di stratificazione, ma c'è anche un andamento discendente verso un centro e poi che si riapre. Mi pare che il cuore di questo libro è Lecce Homo, la vita offesa, ma anche Lecce Homo come estrema provocazione a essere re di un mondo altro, non dell'altro mondo. Ecce Homo quando si mette a lottare contro i poteri di questo mondo, ma in questo suo lottare, anche quando viene flagellato, coronato di spine, crocifisso, può vincere e deve pensare di poter vincere e può pensare di poter vincere, questa è la fede cristiana, perché qualcuno, certo, non è, la fede è sempre memoria, cioè c'è una, si fonda su memorie di qualcosa, quindi ha un'attesa giustificata da questa memoria. Due mi sembrano fondamentali. Uno è appunto il discorso della logica sacrificale. Verso questa molta teologia contemporanea già sta lavorando, parto proprio della teologia, non soltanto delle riflessioni di Girard, ma certamente ben sostenuti e provocati da Girard. Ed effettivamente quello che scrive Natoli è sacrosanto, cioè non appartiene all'originaria fede cristiana, è quella contaminazione. È quella contaminazione di ritorno del
religioso rispetto alla fede cristiana, ma anche rispetto alla fede ebraica, in questo senso non sono rispetto a questo Salvatore dice, mette in evidenza la differenza da pensare è stato crocifisso come espiazione dei nostri peccati, con quello che già il professor Diodato ha messo molto bene in evidenza, una visione assolutamente, posso dire, ripugnante del Dio, che però ha avuto anche spazio nella teologia, nel cur Deus homo, proprio con le teologie della offesa infinita che prevedeva la riparazione infinita delle cose veramente per noi terribili. Però io non escluderei così, non taglierei così radicalmente il nesso crocifisso morto per i nostri peccati, nel senso di a causa dei nostri peccati. In che senso? Quindi non soltanto in nostro favore per l'instaurazione del regno, sono perfettamente d'accordo, ma che cosa se non la propensione umana e la pessima prassi umana verso la violenza, la sopraffazione, il ripudio del diverso, la costruzione di un idolo religioso, quindi te lo tocca il tuo nemico, che cosa se non questo in senso peccato ha provocato la morte di Gesù, come la morte poi di tanti altri innocenti martiri dell'umano. Quindi quando si dice è morto a causa dei nostri peccati, è come dire l'ecce homo siamo anche, l'ecce homo è non soltanto quello che ha sofferto l'ingiustizia della morte, ma l'ecce homo è anche l'uomo che provoca tutto questo. In questo senso mi sembra che questa cosa non sia del tutto da buttare via. Quindi c'è il sacrificio, la potenza dell'immagine, il sacrificio, quindi dolore, dolorismo, i peccati, ecce homo, che mi sembra il cuore proprio del libro. E poi c'è il passaggio, questo passaggio anche provocatorio, che è la riflessione sul credere. E qui io trovo uno slittamento che può essere un po' pericoloso, solo in un punto. Trovo intanto questa preoccupazione che la Chiesa predica il penultimo, che si interpretano la resurrezione, l'altra vita, come metafore, come invece che come realtà. Salvatore è troppo raffinato pensatore, è troppo raffinato filosofo e praticante anche di una filosofia in rapporto con le dimensioni teologiche, per non capire lui stesso, ma poi infatti il libro c'è, che sarebbe veramente se il credere in questa realtà, la resurrezione, la vita eterna, chiedo scusa, ogni tanto salta, poi riprende, fosse credere in alcune realtà che sta oltre l'umano, oltre mondane, alcune realtà di fatto, che non hanno alcuna dimensione di senso illuminante le realtà che viviamo adesso. Io non vedo l'opposizione tra le due cose. In fondo non la vede neanche Salvatore, ma un po' di provocazione la deve fare nei confronti dei credenti. In altri termini, e questo però non lo dico di Natoli, si dice ai credenti, ma voi credete davvero quello che recitate nel credo niceno, nel credo costantinopolitano, vitam venturi seculi, eccetera, eccetera? Se il credente dice sì, ci credo, ah, poveri illusi, voi andate dietro alla fiaba, avete la mente nell'altro mondo, siete persi per il mondo contemporaneo, avete queste idee un po' deliranti, eccetera. Se il credente dice sì, io credo che la resurrezione sia una forza attiva in questo mondo, che si attui nella mia resurrezione ogni volta che passo dall'odio alla capacità di, invece di solidarietà, di amore, di compassione, ogni volta che opero per la giustizia e per la pace, ogni volta che si fa questo, il mondo risorge per questa potenza della resurrezione che c'è nel mondo. E via via, se si articola il senso di tutto questo, dice, beh, ma allora voi parlate solo del penultimo, avete perso l'ultimo, e quindi in realtà dite di essere credenti, ma siete come i non credenti.
a questo giochino il credente non ci sta, e in fondo non ci sta neanche Salvatore Natoli, però la provocazione è giusta, la provocazione è giusta e quindi utile proprio per mettere in evidenza questo, e l'ha già detto il professor Diodato, per mettere in evidenza come sottolineare l'aspetto di senso dell'annuncio, senso per l'umano, senso per il mondo, non sia affatto in contrasto, anzi sia una necessaria applicazione del senso invece di realtà ultime, perché la salvezza è per il mondo, non è per celebrare una gloria. Allora, e questo porta al punto di approdo. A questo punto il compagno di viaggio Nietzsche è completamente su. Stavo dicendo, a questo punto il compagno di strada Nietzsche è rimasto indietro alcuni chilometri rispetto a Salvatore Natoli. Gli è stato utile come molto più invece insieme con Spinoza a questo punto, come giustamente il professor Diodato ha. Quindi la terrestrità del linguaggio, dell'annuncio, del messaggio. Lì Natoli dice mi interessa la terrestrità e poi dice subito in qualche modo lo lega col Dio è morto. Sic et non, nel senso che, di nuovo, non ci sarebbe questa potenza intraterrestre del messaggio se non legata ad una radice indisponibile, trascendentale, trascendente, qui magari si può... Questa connessione insincopata, a me, io penso che la terrestrità dell'annuncio, sono d'accordo in questo con Salvatore Natoli, sia l'incarnazione di Dio, non che nel momento in cui si incarna cessa di essere Dio, non c'è, almeno questo ovviamente, questo mi sembra la fede cristiana, e il punto in cui emerge di più è il discorso della montagna, lì è proprio non un altro mondo ma un mondo altro, lì è il capovolgimento, il mondo, e su quello ovviamente credenti e non credenti, è vero che questa categorializzazione è stretta agli uni e agli altri, e tuttavia c'è un punto in cui credo che il cosiddetto credente e il cosiddetto non credente hanno un larghissimo, questo tipo di non credente e questo tipo di credente, ben inteso, hanno un larghissimo spazio di assoluta osmosi dei pensieri, dei sentimenti, dell'agire. C'è qualcosa che ancora differenzia. E penso che sia questo, ci sono forse che dà ancora più scandalo, è proprio quei mali che sono inevitabili, perché quei mali inevitabili per cui appunto nei Karamazov dice restituisco rispettosamente il biglietto, se il bambino deve continuare a essere divorato dal lupo, dal coccodrillo, restituisco rispettosamente il biglietto. Rispetto a questo male, che non è evitabile attraverso una conversione dell'umano alla giustizia. Rispetto a questo male, il credente non ha le risposte, il credente però ha una speranza che anche questo male, trovi riscatto. Come direbbe un ebreo in rib con Dio, che una buona volta Dio se ne prenda la responsabilità e ce ne dia conto e ripari. Ecco. Credo che il cosiddetto non credente su questo invece debba dichiarare che la sua strada non può continuare.
Per chi è questo libro? A chi è indirizzato questo libro? Me lo sono chiesto alla fine. Ovviamente, prima di tutto, è una ricerca profonda, densissima, in cui si riassume poi anche l'impegno di vita e il rimando, l'appello fortissimo all'impegno di vita, come anche il professor Diodato ha sottolineato, cioè assumetevi la vostra responsabilità in questo mondo, solo così, solo tendendo a questo umano sovrumano che riesce anche a perdonare chi ti mette in croce, riuscite a diventare umani e forse a costruire un mondo umano. Sicuramente questo è un libro che si rivolge contemporaneamente ai credenti e ai non credenti. Ai credenti per dire fate un po' i conti con quello che credete veramente e su quali conseguenze traete dalla vostra fede. Fate i conti voi cosiddetti non credenti che state beati a dire per fortuna noi non abbiamo le illusioni, non crediamo in queste belle fiabe e invece siamo coraggiosamente aderenti alla nostra mortalità, alla finitezza totale, al fatto che poi c'è il nulla. Dice scusate, non è questo che vi salva come esseri umani, vi salva come esseri umani la vostra capacità di mettere in gioco la vostra vita per questi valori che sono ben rappresentati proprio appunto da queste icone. La cosa bella a me pare che questo libro si rivolga soprattutto a un essere umano concreto, che può essere ognuno di noi. Un essere umano concreto in cui, come il Cardinal Martini ricordava più volte, convivono il credente e il non credente. Cioè, credo che non faccio i conti in tasca ai non credenti, ma certamente in un credente sano di mente convive il non credente. In ogni essere umano credo che possano convivere questi due. Per questo mi sembra un libro, ecco, è un libro teologico, è un libro filosofico, è un libro religioso. Sì, tutti sì, soprattutto politico. È un libro politico nel senso di un libro che mette l'uomo in relazione con l'intero della polis e con l'intero della sua vita. In questo senso politico, non certo in senso riduttivo. Cioè una proiezione dell'essere umano a essere responsabile dell'intero mondo. Vorrei dire soltanto una battuta finale. Bisogna aver pensato, ricercato e sofferto profondamente questi temi una vita intera per riuscire a dire cose di questa età in 74 pagine. Cioè, altri ne avrebbero scritte 1500, diluendo tutto questo. In questo Salvatore Natoli è stato di un'efficacia straordinaria, che però ha alle spalle appunto un lungo cammino. Per questo gli sono anche personalmente molto grata. Grazie. Grazie professoressa Bartolomei. Adesso io la chiamerò in modo tale che lei possa sentire. Io adesso naturalmente non spero che voi mi abbiate sentita e riaccendo il telefono. Professor Natoli, a lei. In primo luogo ringrazio la Casa della Cultura per avermi invitato alla presentazione di questo libro e indubbiamente per i pensieri, per la ricchezza di osservazioni che voi avete ascoltato, e, diciamo, per la capacità di leggere, interpretare in modo abbastanza accurato e profondo il tipo di riflessioni che io ho proposto. E evidentemente c'è un gioco di rinvii, di corrispondenze. E anche nella parte finale dei due interventi delle indicazioni di differenze.
dove è vero, questo lo riprenderò poi alla fine del mio ragionamento, si entra in un territorio in cui il discrimine non è assoluto, dove un termine trapassa nell'altro e direi trapassa nell'altro perché è già nella figura del Cristo, uomo Dio. E allora è in questa realtà la dinamica del trapassare. E allora il ragionamento da fare è quanto nella realtà storica di Cristo, per quel che sappiamo, per quel poco che sappiamo, è centrale un'esperienza di Dio, del suo Dio, che è il Dio di Israele. E certamente senza questo suo Dio, Cristo non sarebbe stato Cristo. E il Dio di Israele cos'è? Difficile definirlo, impossibile definirlo. Non ha nomi, il nome è impronunziabile, ma ha effetti. Cioè l'esperienza di Dio di Israele, il modo in cui Israele sperimenta Dio, è un Dio liberatore, è un Dio che riscatta. Il cuore pulsante e il mito originario di Israele è l'esodo, è l'uscita dalla schiavitù. Quindi c'è un qualcosa che di questo Dio non sappiamo mai. È il mistero? È l'enigma del mondo? È una domanda più che una risposta? Beh, questo è l'enigma del divino. E allora bisognerebbe parlare di questo. Ma in ogni caso il Dio di Gesù Cristo, cioè il Dio di Israele, è il Dio liberatore. Ed è il Dio della legge. Intendendo la legge non come un vincolo coattivo, ma come una modalità fondamentale di relazione di giustizia tra gli uomini. La nozione giudaica di legge è patto al fine di un'alleanza. È un dispositivo di relazione originario tra gli uomini. E quindi Gesù radicalizza questa sua esperienza di Dio. E probabilmente, ma qui il discorso sarebbe esegetico, in questa sua identificazione con la dimensione liberante della legge, e la legge come elemento di liberazione in quanto dispositivo di relazione di giustizia tra gli uomini, ecco, in questo diventa figlio, diventa figlio elevandosi all'altezza di quella legge o trasformando quella legge nella sua vita. E qui entra il concetto fondamentale che è stato evidenziato, la fedeltà a una missione. Quale missione? Quella di liberare l'umanità dal male. E qui il libro ha due aspetti di base che sono stati ampiamente analizzati. Da un lato dissolve equivoci o quantomeno una forma lunga di credenza. Una forma lunga di credenza. Perché spesse volte nella lettura che noi facciamo della figura del Cristo dimentichiamo che è esistita la cristianità e quelle cose che qui sono state messe in luce, che io ho criticato e che sono state recepite,
Beh, i secoli cristiani li hanno vissuti queste cose. Cioè, la cristianità è esistita. E quindi questo equivoco della morte di Cristo come espiazione, che faceva diventare necessaria questa morte, in una logica di economia di salvezza. Questo la cristianità l'ha creduto. E secondo me c'è ancora una parte, per me abbastanza residua, di cristianità che è ancora convinta di questo. Ecco, diciamo che questi elementi della cristianità sono stati elementi che hanno, non dico travisato, ma certamente alterato e reso dannoso quel messaggio. È chiaro che quando noi entriamo nel terreno della storia, cose che a noi oggi paiono paradossali erano abbastanza nell'aspettativa di quelle epoche. Erano abbastanza nelle aspettative di queste epoche. Ma il mio interesse era fondamentalmente quello di, al di là di questa stratificazione della cristianità, evidenziare la dimensione parlante anche per noi della figura dell'uomo dei dolori. E allora è stato chiaramente detto, sottolineato, ecce homo. Cioè a dire, nell'ecce homo emerge con chiarezza, in modo evidente, che questo uomo è vittima della cattiveria degli uomini, è vittima del male. E da questo punto di vista posso recepire l'osservazione di Maria Cristina. È vero, si può dire che è morto a causa degli uomini, a causa degli uomini, nel senso che è vittima della dimensione di male che è presente nell'umanità e che sempre si sveglia e che è difficile da sradicare. È il male radicale, lo direbbe Kant. E quindi da questo punto di vista, certo, è questo male immanente nell'uomo, questo principio di deviazione che c'è nell'uomo, che è la causa di quella morte inflitta, di quella morte inflitta. Ecco, se per causa si intende questo, è certamente accettabile. Ma nella storia della cristianità, per a causa dei nostri peccati, non si lega a questa figura, ma si lega alla dimensione di un'eccezione rispetto a questi peccati, vittima innocente, e che in sostituzione placa l'ira di Dio. E allora, da questo punto di vista, a causa di cambia di significato. È morto perché voi lo avete ucciso. Ecco qui già il primo doppio registro. Se per a causa di si intende questo male che c'è nell'uomo e che deve essere continuamente emendato e che è la causa e la ragione di tutti i mali inflitti, è certamente a causa. Ma allora a questo punto si pone una questione, io pongo una questione. E Cristo cosa mostra? Mostra la possibilità di bene che c'è nell'uomo, cioè di possibilità di distaccarsi da questo male, di superare l'io egoista. Ecco, questa è la dimensione che mi permette di reinterpretare la figura del superuomo di Nietzsche. Perché il superuomo di Nietzsche è un oltrepassamento dell'uomo. Ma in che senso l'oltrepassamento dell'uomo? Che ci sarà un dopo uomo, cioè un dopo
quell'uomo modellato sul dietromondo. La morte di Dio corrisponde a un omicidio. Un uomo modellato per un mondo che è compensativo di questo. E il superuomo supera questa mitologia. E quindi torna alla terra. Ma la terra conosce, è contraddistinta dal male, quindi il vero superamento dell'uomo non è tanto il tornare alla terra da un cielo finto. Il vero superamento dell'uomo è oltrepassare il suo egoismo, cioè a dire estinguere quella tendenza alla deviazione al male che lo caratterizza. E allora da questo punto di vista il cristianesimo non è una cosa facile, è una cosa complessa. Suppone un'emendazione continua perché questa dimensione di male non se ne va. Però l'uomo ha la capacità di bene. Se si stacca dal suo egoismo, ma staccarsi dal suo egoismo immediatamente ha come suo corrispondente, come l'altra faccia di donarsi all'umanità. E quindi la dimensione del superamento dell'egoismo è la donazione reciproca. È il massimo di donazione reciproca, è il perdono. E qui c'è la dimensione tutta terrestre in cui l'uomo si libera dall'elemento di male o di tendenza alla deviazione che lui ha, e questa dimensione di tendenza alla deviazione connessa al suo egoismo. E allora la pacificazione, la realizzazione dell'umano sta nell'oltrepassamento di sé verso l'altro. Questo l'elemento centrale e costitutivo del cristianesimo. E allora, del cristianesimo nella sua realtà più profonda. Uso normalmente una espressione per far capire quello che dico io. In Cristo c'è un Dio che si incarna, che discende sulla terra, oppure c'è un uomo che mostra agli uomini la possibilità di diventare dei, nel senso di essere l'uno salvezza per l'altro. Ecco, questo è il tipo di lettura che io ho e faccio dell'uomo dei dolori. Mettendo, come dire, in evidenza le deviazioni che ci sono state, perché evidentemente se la causa non lo si intende in questa dimensione direi antropologica, no? Ma lo si intende come noi lo abbiamo ucciso perché abbiamo peccato mentre lui è innocente, beh, questo ha sviluppato nella storia della cristianità un complesso di colpa. Un complesso di colpa che ha portato i soggetti alla denigrazione di sé, che ha portato i soggetti all'autoflagellazione, a sentirsi assolutamente male, la massa damnationis di Agostino. Ecco. E mentre io guardo a Cristo come colui che è la radice di bene dell'umanità, la possibilità di bene dell'umanità. E quindi inverto completamente la prospettiva e il modello. E quindi non più il complesso di colpa, ma casomai appunto la caritas, il principio di donazione. E l'altro punto che è importante è quella differenza che ha evocato Roberto Maria Cristina. Se la dimensione del cristianesimo è il regno, ebbe Gesù stesso, se stiamo ai testi, io nel libro lo accenno, quando comincia la sua predicazione, va in Galilea,
e va appunto per liberare, per realizzare quanto c'è è scritto nella profezia di Isaia che diventa la sua carta d'identità. Va presso gli ultimi, fa miracoli. Da tenere presente che la dimensione del miracolo in un mondo fatto di miracoli e miracolistico come quello antico era una cosa abbastanza plausibile. C'era un'antropologia modellata sul miracolo, miracolista. È verosimile che il Cristo storico abbia avuto delle capacità taumaturgiche facilmente enfatizzabili dall'aspettativa e dalla mitologia popolare. Verosimilmente Gesù stesso è stato consapevole di questa sua riuscita, di questo suo successo. Quando il Vangelo dice il regno è in mezzo a voi, voleva dire che certe cose stavano succedendo. Il miracolo, il consenso intorno al miracolo, il seguito. Quindi c'è una prima fase, chi legge i Vangeli con attenzione se ne accorge, in cui Gesù sta sperimentando questo successo, cioè il regno c'è, la gente mi segue, c'è questo movimento. È solo poi che si accorge che scattano le resistenze, che la figura messianica è una figura politica, ambigua. Questa stessa deve essere purificata. Si accorge che dall'iniziale successo sta passando all'insuccesso, cioè a dire che ci sono delle resistenze, appunto il male c'è. È stato consegnato, dice Luca, per invidia. Ecco il male inflitto, per invidia. E a questo punto comprende che morirà, che sarà ucciso. E se uno legge con attenzione i Vangeli, si sviluppa un'autotrasformazione del sentimento di sé. Cioè, nella fase iniziale, il regno di Dio è in mezzo a voi, perché sta avendo seguito. Ma quando capisce che per quella missione verrà ucciso, deve trasformare l'insuccesso della morte in un successo. E in quale modo? Trasmettendo il messaggio. Cioè, dando continuità alla missione, assegnandola agli altri come compito. Nel Vangelo di Giovanni questa cosa appare in modo molto evidente. Gesù muore e, come avevano compreso alcuni mistici, emisit spiritus. Emise lo spirito, l'ultimo respiro. Ma lo si può intendere anche in un altro modo. Alitò su quelli che erano lì e gli trasmise lo spirito, non lo emise. E nel Vangelo di Giovanni questo è evidente, perché l'assegnazione del compito è dato a Giovanni, alla madre. Figlio, ecco tua madre, madre, ecco tuo figlio. Questa madre che noi troviamo al centro dell'inizio della missione, cioè nella Pentecoste. Nella Pentecoste la madre, la Chiesa, è in mezzo agli apostoli, cioè il passaggio della missione. Continuate. Allora in questo senso si può ben dire che la resurrezione è rinnovare questo spirito.
E riprendo le cose con cui concludeva il suo intervento la Bartolomei. Come possiamo intendere la vita venturi seculi? Un altro mondo, un mondo a venire, è una dimensione di fantasticheria. La si può interpretare in un altro modo? Beh, tutto questo è possibile. Però c'è un punto che proprio nel finale dell'intervento di Maria Cristina è emerso. C'è un punto che fa differenza. Cioè il dolore che viene dalla natura, non quello inflitto dagli uomini, è un qualcosa che il cristianesimo promette di togliere dal mondo. Lasciamo stare quale sia il mondo, ma è centrale del cristianesimo la sparizione del dolore e della morte, in qualsiasi modo questo lo si intenda. Ecco, il punto di differenza è qui, perché la missione terrena dell'uomo, casomai, è fare vivere al meglio agli uomini la loro vita e dargli la possibilità anche di una bella morte, cioè di riconsegnarsi felici alla terra, magari riducendo al massimo le sofferenze, sostenere nella malattia e concludere la vita al meglio, ritornando alla natura. E quindi il bambino che muore può morire annegato nel Mediterraneo ed è morte inflitta. Può morire perché la crudeltà della natura lo uccide. Ecco, questo male o questa morte connessa alla natura è, dal punto di vista di chi si definisce non credente o laico, è un qualcosa per un verso drammatico, ma per un verso naturale. Cioè a dire, la naturalità della morte è ciò per cui il bello per l'uomo è nel miglioramento al massimo possibile della propria vita. Allora, in qualsiasi modo si concepisca la resurrezione, c'è la fede che dolore e morte spariranno per sempre dalla terra? E qui, secondo me, è il punto di radicale differenza. Radicale e direi forse anche incomprensibile, perché chi crede in questo e certamente si proietta in un salto verso l'improbabile, come diceva Roberto. Però Roberto diceva anche il sentire. Allora, un fatto è sentire che dolore e morte spariranno. Un fatto è guardare il mondo sotto il segno della redenzione. Sono due diverse sensibilità. Perché la nozione di redenzione, nella sua radice, è profana. Perché vuol dire riscatto dalla schiavitù. Ho pagato per riscattarti dal male. Cioè mi sono fatto carico della tua liberazione. Allora questo sentire è appunto incarnare la missione che l'uomo dei dolori rappresenta.
ma sentire che sparirà il dolore e la morte, beh, è un altro sentimento. E sono confrontabili. Ma se questo diverso sentire esiste, beh, ci sarà un altro modo di considerare questa vita. E qui c'è un punto di differenza. Se sussiste ancora, o se la risoluzione del cristianesimo nella sua inculturazione storica alla fine si identifica con la missione di una responsabilità per il bene del genere umano, appunto quella politica di cui parlava Maria Cristina. Ecco, la mia lettura fondamentalmente è orientata a questo. Anche se, pur non riuscendo a comprendere, intuisce una diversa sensibilità. Ma, e questo è l'altro punto che mi sento di rilevare, questa altra sensibilità, questo sentire che rivedrò mio padre, che non ci sarà più la morte e il dolore, questo sentire abbastanza paradossale, in ogni caso intuibile ma non confrontabile. Ma se io vedo come oggi si annuncia il cristianesimo, e per molti versi ne sono contento, perché è carità. È una delle voci che più si identifica con la miseria degli uomini e tende a riscattarla. Però viene, secondo me, testimoniato sempre di più in questa chiave. Ma questa sensibilità relativa alla liberazione del dolore e della morte non la vedo più fortemente presente, come nel senso che nella storia del cristianesimo la figura del risorto ha avuto è appunto quelle piaghe di cui resta il segno, ma non c'è più il dolore, che è la prima formulazione, la prima immagine dell'uomo dei dolori, quella bizantina. E nell'immagine bizantina dell'uomo dei dolori ci sono gli angeli che adorano questo Cristo che è morto ma è anche trasfigurato e risorto. Il dolore perde la sua ferocia e viene trasfigurato pur permanendo i segni. E se risorgere è questo, c'è una differenza, un bivio che si apre nel modo di considerare e di vivere questa figura, che in ogni caso però resta per l'umanità una figura, immagine di destinazione e di salvezza, modello di un compito inesauribile che tocca a ognuno di noi, perché questo mondo sia il più possibile liberato dal male che provochiamo noi. Grazie professor Natoli, grazie per questo suo splendido intervento. Vi proporrei di agire così. Vedo, oltre a vari interventi di apprezzamento da parte del pubblico, anche una domanda che io vi andrei a leggere
E poi, se il professor Diodato e la professoressa Bartolomei vogliono anche fare un ulteriore giro di considerazioni rispondendo al professor Natoli, lo potranno fare, e infine una risposta al professor Natoli, se non ci saranno altre domande. Quindi la domanda che io qui vedo in chat, che io vado a leggere, e che vedete anche qui, è di Genovese Fagiuri, dice: mi pongo spesso una domanda, quanta distanza c'è tra questo modo di intendere Cristo e le tante pratiche del cristianesimo? Quale può essere il punto di contatto? Per molti rimangono la bella favola e il dovere di obbedire al credo della comunità di appartenenza. Questa è la domanda che è pervenuta. Non so se il professor Diodato volesse intervenire oppure la professoressa Bartolomei, insomma, decidete voi. Se volete accendete pure il microfono. Per poi lasciare alla fine al professor Natoli. Allora, visto che il professor Diodato non prende la parola, inverto l'ordine come si usa, così può intervenire dopo di me. La domanda è: cioè, un altro libro è un'altra serata, nel senso che sui modi di intendere il cristianesimo, anche dall'interno della riflessione teologica cristiana, sono state fatte delle elaborazioni negli ultimi decenni e negli ultimissimi anni che vanno molto in sintonia, in convergenza con le cose che scrive il professor Natoli. E quindi c'è anche una sensibilità sufficientemente diffusa, infatti anche il professor Natoli diceva che quell'arcaica è residuale. È vero che perché ci saranno anche molti per cui rimangono la bella favola e il dovere di obbedire al credo della comunità di appartenenza, ma voglio dire, questo, ho l'impressione che questo, ecco, forse a questo non si possa porre rimedio, ammesso che si debba farlo, con interventi di riflessione, anche se sono importanti, a creare un background diverso e quindi poi delle pratiche diverse da parte di alcuni. Ma credo che, per esempio, proprio quella interpretazione che il professor Natoli ha messo in evidenza, che oggi prevalente del cristianesimo, che invita soprattutto alla presa di responsabilità nei confronti dell'altro, la trascendenza, un cristianesimo in questo molto convergente anche con l'ebraismo, penso alla riflessione di Levinas, nel senso che viene reinterpretato con l'apporto di tutti i secoli di riflessione quello che c'è scritto nel Nuovo Testamento: chi può amare Dio che non vede se non ama il prossimo che vede, che poi è una cosa molto, molto semplice. Ecco, comunque questa sottolineatura forte attuale tende proprio a guidare quelli che finora hanno vissuto come credo in alcune cose che sono di là dalle nuvole e in più obbedisco a quello che mi viene detto, che peraltro mi sembra un'immagine, spero assolutamente residuale, voglio sperare assolutamente residuale, aiutare proprio questi ad uscire da questo, ma non per in vista di un principio, per la loro personale riscoperta e adesione e costruzione della loro personale esistenza umana e vita umana migliore e autentica, che poi è il senso della cosa. Io non troverei altra risposta a questa domanda enorme, anche se formulata in modo semplice. Grazie. No, una cosa soltanto, è del tutto, come dire, pacifico che per me almeno che non ci sia che non ci sia una differenza pratica, diciamo, tra il guardare il mondo sotto il segno della redenzione e questo sentire
che direi proprio è un essere toccati, che produce la speranza, cioè quell'insieme che chiamiamo, che non è una certezza, che il dolore e la morte spariranno, cioè questo sentire che nel tempo c'è un altro tempo, che nel finito c'è l'infinito, che è molto... non c'è una differenza pratica, c'è una differenza, diciamo, teoretica sotto un certo punto di vista, perché se anche l'homo homini deus spinoziano, no? Rimane comunque compreso nell'ambito di una positiva, e uso questo termine positivamente, in modo non derogatorio, utilità, cioè è la realizzazione del conatus in suo esse perseverandi. Se rispondo all'odio con l'odio, incremento l'odio. Se rispondo all'odio con l'amore, allora metto in circolo l'amore e produco l'amore. Ed è attraverso la costruzione, in questo modo, di un essere comune che si fa il bene, no? Questo è potentissimo, però da questo punto di vista, ripeto, non una differenza pratica, ma teoreticamente, dal punto di vista speculativo, diciamo così, c'è differenza, e la differenza consiste proprio in quella che tu dicevi, Salvatore, nella negazione di quello che tu chiamavi egoismo. Ecco. E quindi... Poi il sentire, appunto, che nel tempo c'è un altro tempo, per dir così, il sentire la presenza dell'alterità qui, nella terrestrità, nell'immanenza, perché questa dinamica, dicotomia, immanenza-trascendenza mi pare che non dica niente, cioè vecchia filosofia, non... cioè sentire qui, no? Questa presenza dell'alterità assoluta, ecco, è una cosa che... Non so, a me è venuto in mente l'esempio della peste di Camus per esemplificarla, no? Ecco. E che riguarda tra l'altro quello che giustamente richiamava la professoressa Bartolomei prima, ricordando Dostoevskij, no? E cioè il qualcosa di inemendabile, perché c'è la sofferenza di cui viene chiesto conto, no? E la speranza che questo possa avere una risposta. Ecco. Ma ripeto, tutto parte da un sentire, da un essere toccati, possiamo dirlo in tanti modi, ecco, però, che non preclude assolutamente l'alleanza nella terrestrità del bene. Questo assolutamente no. Ecco. Mi fermo rispetto a alla questione posta dalla... non saprei cosa dire se non che certamente è vero quello che c'è scritto, ecco, nella questione che viene posta. Ecco. Grazie. Professor Natori, a lei una battuta finale, se vuole. Ma la battuta finale... Diciamo che nei ragionamenti c'è un trapassare di una tonalità nell'altra, ci sono molte rifrangenze, molte prossimità. E la battuta è difficile, insomma. L'interrogazione finale, perché finisco appunto con un'interrogazione, si sposta, come accennavo io, da Cristo a Dio. Il Dio di Gesù Cristo è il Dio di Israele, è il Dio della liberazione. Ma Dio? Ecco, allora posso recepire quanto diceva Roberto: il mondo si disegna sullo sfondo dell'improbabile. Non c'è una parola ultima a chiudere. E allora qui diciamo che
si disegnano due tendenze. Una che nietzscheanamente chiamerei la fedeltà alla terra. E l'altra, lo sfondo enigmatico dell'esistenza. La metto così. E un lavoro che non ha attinto risultati, cercare di dimostrare che Dio non esiste. Ma ritengo che non si possa dimostrare che non esiste. E questa non dimostrazione trasforma Dio non in una soluzione, ma in una domanda. E che anche la scienza non può risolvere. Perché la scienza conosce ciò che è dall'inizio. Ma c'è un prima dell'inizio? O siamo sempre nell'inizio? Ecco, questa è la dimensione, come dico io, interrogante, aperta. La vera trascendenza nell'immanenza. E in questo spazio enigmatico le opzioni della storia della comunità umana e anche dei soggetti in fondo si risolvono, per dirla con Roberto, in una sensibilità. Grazie professor Natoli per questa sollecitazione conclusiva e per questa apertura finale. E, dato che vedo altri messaggi di apprezzamento e di gratitudine da parte di chi ha seguito, di chi legge i libri del professor Natoli, ma non vedo altre domande, io concluderei qui. Ringrazierei ancora il professor Natoli, il professor Diodato e la professoressa Bartolomei e anche quelli che ci hanno seguito, e ci diamo appuntamento, insomma, alle prossime occasioni in Casa della Cultura. Quindi grazie davvero a tutti quanti. Grazie a voi.